da Saccani. Triangolare di calcio sotto il sole caldo della Sicilia in nome della solidarietà. L'insolita performance sportiva si è tenuta a Lampedusa con la partecipazione di tre squadre molto speciali: la nazionale di calcio attori, il team delle forze armate e la squadra locale. Uno spettacolo che ha avuto un obiettivo preciso: regalare agli abitanti di Lampedusa una giornata di festa e far risorgere l'isola, allontanandola dall'immaginario degli ultimi anni, che la vedeva più come terra di frontiera, ultimo approdo di barconi di disperati extracomunitari in fuga dall'Africa, piuttosto che meravigliosa isola del Mediterraneo, piccolo gioiello all'estremo sud dell'Italia, dichiarato riserva naturale nel 1995. Per riportare un po' di divertimento e leggerezza negli animi di chi ci abita, ma anche agli occhi di chi la guarda da lontano e magari ne vuole fare la meta delle sue vacanze estive, le tre squadre di calcio si sono cimentate in un triangolare. E a vincere sono stati i padroni di casa, il Lampedusa Team. Ecco, chiediamo scusa ai nostri telespettatori, quel servizio che avete visto adesso era dedicato, come avete potuto vedere, a questa bella iniziativa per rilanciare l'isola di Lampedusa martoriata dagli sbarchi che si sono succeduti negli ultimi mesi. E adesso...